dall'altra parte come produrre per tagliare gli spinti questa scelta consapevole. Una piattaforma che vi abbiamo fatto vedere, una piattaforma che esiste ormai da qualche anno, il cliente sceglie le preferenze, si discute di quali sono i contenuti, c'è un'ottimizzazione dove vengono selezionati i prodotti e poi ci vengono le comunicazioni. Questo è un percorso che richiede una sorta di percorso formativo. Dopodiché ci sono alcuni bank che sono più appassionati alla materia e quindi si entrano un po' più nel merito, sono di base, la sostenibilità, la certificazione più avanzata. Quello di cui faccio riferimento prima è addirittura un brand nuovo, cioè identificare una tipologia di modello di lavoro sostanzialmente incentrato solo sulla sostenibilità. È un percorso perché ha degli impatti organizzativi, commerciali, che vuol dire che alcuni vendor potranno optare per avere questa casacca in cui saranno ben individuati, identificati, un modello di lavoro, un po' come il Fioni, ai tempi si diceva lavoro in conflitto, non in conflitto, qui si dirà lavoro potendo offrire servizi in ambito di sostenibilità o facendo solo quel tipo di ragionamento. È qualcosa che verrà annunciato per fine anno per partire già a partire dal prossimo anno.